Il Corecom Umbria ha comunicato nella conferenza stampa di fine anno che si è tenuta a Palazzo Cesaroni i dati relativi all'attività svolta a titolo gratuito nei confronti dei cittadini per sanare le controversie con le aziende di telefonia e telecomunicazioni. Il totale delle somme restituite tramite i legali dell'organo dell'Assemblea legislativa ammonta a 1.650.000 euro, illustrati anche i progetti nel campo del sociale e della comunicazione. Allora, il bilancio delle attività del Corecom per quest'anno è largamente positivo. Innanzitutto lo è per quello che riguarda la risoluzione dell'enorme quantità di contenzioso che viene presentato al Corecom, cioè noi abbiamo restituito 1.650.000 euro, le abbiamo rimesse nelle tasche dei cittadini nel 2015 e nel 2014 avevamo messo nelle tasche dei cittadini 1.450.000 euro. Complessivamente in due anni abbiamo restituito 3.100.000 euro, una cifra notevolissima, risolvendo tutti i contenziosi che i cittadini, i privati e le aziende hanno con le grandi reti di telecomunicazioni, quando le grandi reti di telecomunicazione capita che non si comportano del tutto bene nei confronti dei cittadini. Noi risolviamo tutto questo contenzioso, abbiamo abbreviato i tempi nella soluzione del contenzioso e di questo siamo molto soddisfatti. Inoltre abbiamo realizzato due importanti interventi ai quali teniamo particolarmente: la TV di comunità, in cui si sviluppa, diciamo, l'informazione dal basso, e educare alla rete, in cui i bambini, i ragazzini delle scuole medie vengono educati ad usare la rete e da una parte si capiscono e si apprendono tutte le grandi potenzialità della rete, ma dall'altra si segnalano anche i rischi.